Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, oggi è sabato 27, presto, sono le 8:30 e noi stiamo aspettando mia mamma per andare a fare un giro insieme. Dietro ovviamente ho i gemellini Liam e Nathan. Quindi vi portiamo un po' con noi in questa giornata del sabato e adesso andremo a farci una bella colazione con mia mamma, quindi ci rivediamo dopo. Thank you.
could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Finalmente ci riparliamo, ragazze. Allora, buon pomeriggio, sono le 13, i gemelli dormono, Alex come sempre qua in parte a me che fa i compiti, eccolo qui. Io ho finito di preparare le pizze, quindi poi stasera, dopo i vari giri che faremo, basterà metterle, penso, in friggitrice ad aria. Penso di cucinarle lì per evitare di accendere il forno perché c'è caldo. E ho finito le varie pulizie, le varie cose, e ora vi faccio vedere le cosine che abbiamo preso, che ha preso mia mamma. Allora, innanzitutto ho dovuto buttare la borsa, quella che uso solitamente con i gemelli, perché avevo la mia bottiglietta di vetro che mi porto in giro per bere l'acqua. È caduta la borsa, si è spaccato tutto, tutti i vetri in giro, e quindi mia mamma mi ha preso questa qui da NKD, che è veramente molto molto capiente, con disegnato Snoopy, a 5,99 €, quindi ora utilizzerò questa quando vado fuori con i gemelli per mettere le loro cose. Poi siamo stati da OVS e da NKD. Allora, da NKD ha preso, questo non c'entra, delle cose per Alex e i gemelli, quindi li ha trovato, che le avevamo tanto cercate anche le altre volte, queste calzine qui fatte in questo modo, che sono veramente leggerissime, e, ed è difficile a quanto pare trovarlo, perlomeno non nei negozi dove siamo stati noi, quindi Idexe, Pepco, Original Marines. Le ha trovate lì da NKD, quindi sono veramente leggerissime, le ha pagate 3,99 €. E anche queste qua, che sono proprio troppo belle, con questi colori più estivi, tutte 3,99 €, quindi ha preso tre pacchetti. Mentre ad Alex questo set di due pantaloncini a 6,99 €, uno azzurrino e uno blu, che userà però come pigiami, perché ha giusto tre pantaloncini come pigiami, quindi gli servono, e allora li userà per quello. In abbinato gli ha preso queste due canottiere, sempre, pensate, 2,6,99 €, che in realtà starebbero molto bene con questi pantaloni, ma le userà per andare al parco, per andare in giro, insomma. Sono in cotone, sono veramente ottime. Devo dire che NKD per l'età di Alex è veramente ottimo, soprattutto perché non mi si restringe niente in asciugatrice. Invece, come ho detto più volte, Pepco è ottimo per le cose dei gemelli, ma per Alex no, perché si restringono in asciugatrice. Poi all'OVS ha preso l'infradito per Alex, che le sta già usando, e ve le vuole far vedere, eccole qui, queste qui a 9,99 €. Mentre per i gemelli gli ha preso le ciabattine
che useremo poi al mare. Quindi gliene ho provati anche un altro paio e poi queste qua. Devo dire che queste qui erano perfette. Allora, a Nathan ha preso un numero 20, pagate 14,95, e invece a Liam un 22, anche queste qui 14,95 con il topolino. Allora, le useremo perché mi ha detto di farle usare un po' a casa in modo che si abituino, e poi le useremo al mare. Quindi queste qua a me piacciono molto perché sono chiuse davanti. Infatti anche per Alex voglio cercarne un paio fatte così per passeggiare al mare, insomma, secondo me sono più sicuri. E poi mi ha fatto un regalino di compleanno anticipato, anche se già me ne aveva fatto l'altra volta, perché il mio compleanno sarà giovedì, e mi ha preso questo reggiseno qui, che è bellissimo, l'ho provato per essere sicura che mi andasse bene, ed è in un negozio del paese, in una sartoria del paese, che ha veramente cose molto molto belle. Comunque era 31,90, ma l'ha pagato mi sembra 22,90 perché c'era qualche saldo. E basta ragazze, queste sono le cose che abbiamo preso stamattina. Poi abbiamo camminato tanto, infatti i gemelli erano cotti, in particolare Nathan, hanno mangiato e sono crollati. Ecco, quindi noi ci rivediamo dopo che usciamo, andiamo a mangiare il gelato, andiamo un po' al parco e passiamo un po' il sabato assieme. Spero vi faccia piacere. Adesso sono le 13:10 circa e quindi noi ci rivediamo dopo nel pomeriggio. Ciao! Ragazze, buon pomeriggio, come state? Sono le 16, noi siamo arrivati a prendere il gelato, sono alzati alle 3, ho fatto merenda, ho fatto 2-3 cose in casa, ho sistemato 2-3 cosine, ho svuotato la lavastoviglie, ho messo su un'altra lavatrice, ora siamo usciti, ci mangiamo un bel gelato e andiamo al parco e vi portiamo con noi, a dopo! Ragazzi, sono le 5:30, noi siamo ancora al parco, c'è una bellissima giornata. Adesso siamo in pausa merenda, i gemelli mangiano una galletta anche se hanno mangiato il gelato prima. Penso che ci fermeremo ancora una mezz'oretta e per le 6 andiamo a casa, anche perché poi insomma hanno i bagnetti, devo cuocere la pizza, però si sta veramente bene, sono contenta che siamo usciti presto così da goderci questo bel pomeriggio. Alex lo vedete poco, ma perché lui corre di qua, corre di là, ha trovato i suoi amici, quindi si sta divertendo, sono contenta.
E nulla, anche ho trovato una mia amica, quindi eravamo qui a chiacchierare un po'. E non vedo l'ora, vi dico la verità, di mangiare la pizza. Ho una fame assurda oggi. Sarà anche il periodo di noi femminucce, quindi ho più voglia di mangiare, diciamo così. E niente, facciamo ciao Lio Amenatan e ci vediamo dopo. Ragazze, buonasera, sono le 20 circa, io ho appena finito di fare la doccia, sono in pigiamata ed è la prima sera che mi metto il pigiama con i pantaloncini. Adesso devo ancora mettermi il siero e la crema per il viso. Stasera ho fatto anche un bello scrub perché comunque sto prendendo sole per fortuna, quindi spero anche di abbronzarmi un po'. E quindi sentivo proprio bisogno di farmi lo scrub. Io utilizzo il Talasso Scrub della Lidl, che è veramente ottimo, anche per le screpolature sotto ai piedi. Nel frattempo mi metto il siero di Inim, che mi vedete ormai da tanto tempo. E che dire ragazzi, è stata veramente una bella giornata, sono cotta, infatti non vedo l'ora di andare nel letto. Ora devo fare latte piccoli, poi solitamente guardiamo Heidi su Netflix e poi dopo li porto a nanna, ormai quasi alle 9, ecco. Allora, volevo anche farvi vedere praticamente lo stesso produttore di Mim, che ringrazio per l'opportunità comunque che mi sta dando di collaborare con loro, perché è un marchio che ritengo molto valido. Ormai chi mi segue ha visto che ne ho usati diversi, mi hanno mandato veramente diversi kit e alcuni li ho anche regalati sia a mia mamma che a mia suocera: crema viso, crema collo e siero.
Allora, loro adesso con il marchio Rihanna Hill, ma è lo stesso produttore di Imim, mi hanno mandato queste gocce praticamente per curare, soprattutto per chi come me mangia le unghie, per curare le pellicine. Quindi vi aiuta, diciamo, a mantenere ha un profumo delizioso, sembra eucalipto, erbe. È buonissimo, comunque lo dovete mettere praticamente sulle cuticole e vi aiutano a mantenere, diciamo, soprattutto appunto per chi soffre di onicofagia, mi sembra di averlo detto bene, come me che mangio le unghie, a disinfettare, ad ammorbidire le cuticole, insomma, a prendersi cura anche magari di questa parte del corpo che magari ogni tanto, tipo me, trascuriamo, perché io devo dire che o faccio la ricostruzione o il semipermanente, altrimenti nel periodo in cui mangio le unghie proprio non me ne curo. Quindi ringrazio Yana Il e il Mim per l'opportunità che mi ha dato. Vi lascerò codice sconto e link di riferimento se avete piacere a vedere di cosa si tratta. Detto questo, ora mi metto la crema e approfitto per darvi la buonanotte, sperare che il nostro video vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertiti tanto al parco perché Alex ha giocato molto con i suoi amici e io ho trovato questa mia amica che appunto ha il figlio di un anno in meno di Alex, ma ormai ci conosciamo da 5-6 anni, insomma. E i gemelli hanno corso veramente tanto, adesso sono di là, non so se li sentite, scusate che io metto sempre la crema anche qua. E sono di là che stanno facendo di tutto e di più. Penso che stiano dando vita alle ultime energie che hanno, perché io non ne ho più veramente, ho corso un sacco. E niente, quindi spero che, scusate che mi faccio intanto il massaggino, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo nel prossimo vlog e buonanotte. Speriamo insomma che il caldo sia arrivato. Quindi un grosso abbraccio, buon weekend e al prossimo video. Ciao ragazze!